Edoardo Mosconi, capitano e opposto della Italchimici Foligno, una Italchimici bella metà contro il CUS Perugia, 2-0 in vantaggio e poi si è spenta un po' la luce. Sì, effettivamente c'è stato sia un calo mentale che un calo fisico. Loro hanno inserito un altro opposto che sinceramente ha fatto anche la differenza, quindi alla fine se la sono meritato. Abbiamo visto che nei primi due set avete giocato veramente una bellissima pallavolo, poi come dicevi te forse il calo fisico, però insomma un po' troppi errori gratuiti, c'ha sì. Qualche limite questo Foligno nella tenuta a distanza? Ma più che altro abbiamo sbagliato, abbiamo allentato in battuta e quello ha fatto la differenza, perché dopo loro facevano il cambio palla in maniera abbastanza facile. Comunque evidenti problemi insomma non ci sono, abbiamo giocato contro un avversario forte che si è fatto vedere. Avete forse con la partenza di Nisi qualche problemino in più all'allenamento, perché un solo palleggiatore magari vi rende, e tu devi dare una mano anche in questo ruolo? Sì, anche perché ecco, allenamenti con un solo palleggiatore ovviamente non sono il massimo che uno può avere, però ecco, qualche cosa faccio io, qualche cosa fa alimenti e quindi cerchiamo un pochino di... Si troverà qualche cambiamento nel proseguo del campionato verso il playoff? Ora credo di no. L'assetto rimane questo? Credo di sì.